Una visita cordiale nella quale si parla, non poteva essere altrimenti, di attualità e problemi mondiali, ma anche di spiritualità, fede, misericordia e dialogo interreligioso. Il Dalai Lama arriva in arcivescovado, prima tappa del suo viaggio milanese, dopo essere atterrato all'aeroporto di Linate. Nel cortile della curia viene salutato dal cardinale Scola, si sono già incontrati 4 volte negli anni, e dalla delegazione della nostra diocesi. Prendersi cura della nostra casa comune, il mondo, custodire il mistero che ogni persona umana è per tutte le altre, invogliare una vita sobria e capace di ricercare il mistero dell'amore e della compassione che ci abita. Sono proprio tanti i passi che possiamo fare e che a Milano abbiamo imparato a percorrere insieme in questi 10 anni di vita del Forum delle Religioni. La sua presenza in questi giorni, Santità, è sicuramente un incoraggiamento a procedere ancora più spediti in questo cammino di dialogo e di annuncio al mondo, dice nel suo messaggio di saluto, in inglese, il Cardinal Scola. Il dialogo nella sala d'onore dell'arcivescovato è subito segnato da quell'essere uomini delle religioni. Il piano pratico, siccome dobbiamo vivere insieme in questa realtà plurale, in questo mondo pieno di contraddizioni, possiamo trovare dei punti pratici, costruttivi, che sono ovviamente, lui diceva e io confermo, il tema della pace, il tema dell'amore, il tema del rispetto dei diritti di ogni uomo, il tema del rapporto sociale giusto e il tema di una ecologia integrale. Questi sono stati più o meno i contenuti che abbiamo sviluppato. Poi le domande dei cronisti, come è ovvio, anche sui contrasti con la Cina. Proteste di routine che magari non vengono nemmeno dalla gente, taglia corto il Dalai Lama, mentre è chiaro che il suo pensiero va alla ricerca di un'armonia del mondo, di una pace che fa parte del cuore di tutte le religioni. All created by God. Dobbiamo sviluppare quelli che sono alla base i valori umani. I valori umani sono alla base che sono già presenti per natura dentro di noi come esseri umani. Sono l'amore e la compassione. Perché? Perché siamo 7 miliardi di individui, siamo tutti nati da una madre. Siamo tutti stati nutriti fin dall'inizio della nostra vita dall'affetto della madre. Per cui l'affetto, la compassione è un seme che è insito dentro di noi per natura, proprio perché siamo nati e ci siamo sviluppati in questo modo. Questo è quello che io penso, ma non solo. Dal punto di vista, per esempio, del cristianesimo, delle filosofie, delle religioni teistiche in cui si crede in un Dio creatore, tutti questi 7 miliardi di esseri umani sono stati creati dallo stesso Dio. Per cui questo pensiero filosofico è di grande beneficio per sviluppare un senso di unità, nel senso che proprio perché veniamo tutti dallo stesso padre, da un padre unico, siamo tutti fratelli e sorelle e dobbiamo tutti essere insieme, insieme in questo modo. Poi lo scambio dei doni con il cardinale, che offre al 14° Dalai Lama, Tenzin Gyatso, anche una riproduzione della Madonnina. Il simbolo della fede dei milanesi, ma è anche un punto di riferimento per tutta la città. Thank you.